tutti amici, oggi siamo sulle montagne del Morrone, sono insieme ad Alex. Salve a tutti. Ed è la nostra prima volta su questa montagna. Che giro facciamo oggi, Alex? Allora, saliamo per l'inizio qui sul Q3 per poi prendere il Q4 e andare sul Monte Mileto. In pratica oggi faremo l'anello di Monte Mileto. Dislivello circa 700 metri. E i 700 metri di dislivello e 13 km di lunghezza. Oggi la giornata è proprio l'ideale, molto fresca. Fino ad ora ci sono un po' di nuvolette, ma niente di che. Questa notte ha piovuto e stiamo camminando su un sentiero un po' infangato. Ah, che bello! Si entra nel sottobosco. Questo sentiero è anche chiamato la Via delle Signore, in quanto un tempo le mogli, le compagne dei pastori la usavano per portare i viveri in alta quota dove erano i mariti con il bestiame. Dove si passa? Alex, per fortuna hai il GPS, quindi sì, sicuramente andremo alla grande. Comunque, se venite da queste parti, il percorso comunque è ben segnato. Ci sono bandierine abbastanza. Fino ad ora sì. La salitina, ma comunque tutta al fresco. Faccio così 1:10, Monte Morrone 2:45, Sentiero Parco 4:25, Passo San Leonardo 10 minuti e Monte Mileto 1:30. Frana qui. È ben segnalato. Si sale costantemente, ma va benissimo. Ci mancano circa 300 metri di dislivello da colmare. Torniamo questo sentiero e cominciamo a salire qui. C'è un po' di nebbiolina, ma è bellissimo. Mi piace anche questo tipo di paesaggio. Non si vede niente sotto. Speriamo che si apra più tardi. Nebbia più totale. Spettacolo. Con la GoPro non si vede, lì c'è la mia auto. L'albergo, come si chiama? Celidonio. Celidonio. Ma è chiuso? Sì, è chiuso. Come purtroppo tanti locali. Giù Rocca Caramanico. Ah, eccolo là. Un vero peccato non avere da visuale sull'altro versante della Maiella. Speriamo che più tardi si apra un po'. Le previsioni dicono che a mezzogiorno dovrebbe essere sereno. Ragazzi, si è chiuso, abbiamo una ventina di metri di visibilità tutto intorno, non un po' di più, comunque.
Queste sono... Questa è l'anticima. Ce ne sono un paio, mi sembra, giusto? Sì. Peccato che non si vede, dai. Visibilità a 20 metri. Dai, la prendiamo come viene. Non riuscire a vedere l'altro versante qui della Maiella, ma neanche le due anticime che abbiamo di fronte, che poi sono anche vicine, 150-200 metri. Pare novembre oggi. Sì. La strada sono sicuro che non la smarriremo perché il percorso è ben visibile. È così, gli omini di pietra messi su da qualche bravo escursionista. A perdere l'orientamento. Noi siamo qua, quindi dobbiamo scendere da quella parte. Ti ho perso! Quota 1870, quindi siamo a 50 metri ancora di dislivello. Questa è la seconda anticima. Guardate che panorama. Un panorama incredibile, incredibile. Come prima esperienza non è andata benissimo. Temperatura, secondo me, Francesco, siamo sugli 8-9, più o meno. Non l'ho preso. Novembre, sicuramente siamo sotto i 10 gradi, siamo a circa 1900 metri di altitudine, siamo quasi sulla cima di Monte Mileto. Ecco qui, Monte Mileto 1920. Oggi è così, però è sempre bello alla fine. Il mitico caffè di Alex. Oggi ero più da grappa che da caffè comunque. No, si è aperto proprio in un attimo. Spettacolo. Ma che bello, guarda. Ecco lì il rifugio. Che spettacolo! Che bei colori qua però. Alla fine degli anni 90 purtroppo in questo luogo è accaduto un orribile fatto di cronaca nera. Il 20 agosto del 1997 tre ragazze stavano facendo un'escursione su questi monti. Erano delle ragazze padovane e al rifugio capoposto, che poi è lì, qui vicino, incontrano un pastore e chiedono loro delle indicazioni, diciamo, sui sentieri qua della zona.
E il pastore, dapprima con fare molto, diciamo, gentile, indica loro la strada, poi addirittura si offre di accompagnarle per un breve tratto, e prendendo come scusa il fatto che lui comunque aveva delle pecore e dei cani e voleva far evitare loro di passare vicino ai cani. Se non che, arrivati nei boschi qua sottostanti, purtroppo questo pastore, che di intenzioni buone non ne aveva evidentemente, sfila la pistola dalla tasca. Per come so io, cerca comunque di avere un rapporto sessuale con queste ragazze che comunque si ribellano, e spara a tutte e tre. Ecco, ora Diana e Tamara purtroppo vengono attinte a morte, mentre la terza ragazza, Silvia, si finge morta per salvarsi. Riuscirà in seguito, nonostante ferita e sanguinante, a riscendere a valle per chiamare i soccorsi, e il giorno dopo comunque la macchina, diciamo, sia dei soccorsi che delle forze dell'ordine si mettono subito all'opera, capiscono subito chi è che ha fatto questa strage, e si tratta di un pastore macedone conosciuto qua nelle zone come Ali, e praticamente il giorno dopo lo trovano a rifugio. Come se lui niente... non aveva fatto assolutamente nulla, né era fuggito né aveva rimosso i cadaveri, e viene arrestato, successivamente condannato all'ergastolo che sta scontando ancora adesso, e qualche anno fa è stato rimpatriato dopo i primi anni di carcere che si è fatto qui a Sulmona, se non ricordo male, è stato rimpatriato nel suo paese. E purtroppo questa montagna, per quanto bella, si trascina dietro pure questa tristissima storia. Bello. Un vero peccato che su a Monte Mileto c'era tutta quella nebbia, quella nuvola. Posto è meraviglioso. Sì, quando si è aperto poi è stato uno spettacolo. Sì. Comunque è andata benissimo uguale, eh? Assolutamente consigliato. Eccoci. Una gran bella escursione, ma sicuramente ci tornerò perché voglio assolutamente vedere il panorama su dal Monte Mileto. Un posto che veramente merita di essere goduto appieno. Sì.